Sembra ridicola come cosa, ma più fate fatica, più in realtà avete una linea che vi porta a spingere dei chili. E siamo finalmente arrivati alle dip, o distensioni alle parallele, appunto. Cosa è fondamentale in questa alzata? Facile, ma non troppo a dirsi, l'aggancio del dorsale e di conseguenza l'appoggio in buca. Una cosa, Simone, che ci ricorda che alzata. Lo squat, ovviamente. Perché? Perché la dinamicità per arrivare ad avere l'appoggio in buca è molto simile a quella che si potrebbe avere in uno squat. Che cosa c'è di diverso? Ovviamente i muscoli e le articolazioni coinvolte. Nel caso delle distensioni, purtroppo o per fortuna, sono dei muscoli e delle articolazioni più delicate e contornate da muscoli appunto più piccoli. Quindi in questo caso la spalla, con tutti i suoi muscoli aggiuntivi, quindi la cuffia dei rotatori e tutto quello che fa parte della scapola, sono dei muscoli chiaramente più piccoli di quelli che possiamo avere in funzione nello squat. Essendo appunto un'articolazione delicata, il rischio di infortuni è maggiore. Come possiamo evitare appunto di intercorrere in questi incidenti di percorso? Quello che abbiamo detto è l'aggancio del dorsale. Andremo a vedere adesso come aggancio del dorsale vuol dire tanti passaggi messi assieme. Punto chiave da ricercare nella partenza delle distensioni appunto alle parallele. Iniziamo a vedere i passaggi, quindi la posizione della mano, la stance per esempio. Un dato molto semplice che può andare bene per tutti è per esempio la lunghezza dell'avambraccio più due dita. E la prima cosa che dovrà fare Mattia, dopo aver posizionato le mani e in precedenza, è scegliere l'altezza di dove posizionare il peso. E il peso è alto, ovviamente in questo caso le varianti di soggettività dipendono tanto dall'atleta, dalle leve, dalla comodità anche, dal feeling, no? Se io metto il peso più basso, quindi che mi cade tra i piedi o oltre, perché si vedono anche dei posizionamenti di dischi molto bassi, Simone, no? Sono arrivato qui, come faccio a partire? Cosa devo fare, Simone? Ecco, innanzitutto l'atleta può scegliere se partire con le gambe tese o con le gambe piegate. Noi consigliamo con le gambe tese, di modo da mantenere sempre il corpo in maniera compatta. Fai vedere, Mattia, ovviamente non devo lanciarmi. Cosa faccio? Mano, distendo le braccia e le gambe, vedete, rimangono lì, in linea, soprattutto il bacino. Da qui cosa faccio? Per partire in maniera compatta, come abbiamo detto prima, dove troviamo l'aggancio di questo dorsale? Come faccio ad attivarlo? Se non c'ho il braccio teso che scarica sulla mano, non posso agganciare i dorsali. Quindi se io parto disattivato, col braccio anche leggermente piegato, a parte, come dicevamo prima, un input, l'orecchio è sempre vicino alla spalla, quindi sicuramente non ho attivazione scapolare, non ho questo appoggio sul dorsale e si vede subito. Quindi un atleta, dobbiamo educarlo fin dall'inizio, che questa è la fase più importante: mano, braccia tese, perché se no non scarico sulla mano, e tutta l'attivazione scapolare di questo appoggio dobbiamo notarlo e lui deve percepirlo. Sì, anche perché visivamente, vedete, faticava tra la spalla e il braccio, no? Perché il peso, invece che essere scaricato tramite l'attrezzo a terra, veniva scaricato sulle braccia, quindi dei muscoli chiaramente più deboli, se devo pensare che devo andare a fare 100 e passa chili di dip, no? Ovviamente. Una cosa che proprio che posso pensare, una volta che spingo con la mano contro la parallelina, è di allungarmi, ok? Di vedere una bella distanza anche tra orecchio e spalla. Ed è molto importante che cosa? Mantenere, ripeto, costantemente questa posizione di partenza. Senza fretta, devo dormirci lì. Ok. Posizione di partenza ce l'ha, andiamo a vedere come dovrà sistemare il resto del corpo prima di iniziare effettivamente ad eseguire la distensione. La posizione delle mani, l'aggancio del dorsale ce l'ha raccontato Simone, dall'altra parte è l'inclinazione dell'upper. Come gestisco l'upper? Come sistemo la testa? Come... Simone, dove la metto sta cazzo di testa? Lasciala lì. Un consiglio che noi diamo è partenza neutra, fisiologica, comoda. Quindi tutta l'attenzione va sulle mani, sul braccio, il corpo rimane compatto, fermo, cioè non fare nulla. Poi in realtà dei piccoli accorgimenti sono minimi, quindi l'atleta può guardare un po' più avanti, ok? Però sempre in una porzione molto minima di movimento, cioè non ha chissà quanta escursione, e sicuramente la testa e di conseguenza il torace, che non deve essere né troppo aperto né troppo chiuso. Perché? Perché devo giù in buca non devo aprirmi troppo, le scapole devono rimanere fisiologiche, devo reclutare bene il pettorale spingendo con la mano. Anche perché giocando con la testa vado a intervenire sulla catena cinetica posteriore, che nella dip abbiamo detto, cavolo, devo avere l'aggancio del dorsale, se allargo troppo la catena o se la stringo troppo perché contraggo dei muscoli, va a finire che ho perso il punto da cui siamo partiti per raccontare sta roba, no? Una cosa che abbiamo visto bella da fare le atlete è che meno cose fanno meglio è. Partono, braccia tese, attivo dorsale, stop, mi fermo e cosa faccio? Un consiglio che diamo noi è prendere aria. Prendere aria cosa vuol dire? Che non è che in realtà ci serve l'aria, perché
non è che dobbiamo stabilizzare chissà quanto, ma ci dà dei tempi di partenza controllati. In realtà l'atleta dopo cosa fa? Decide di partire, questa cosa è molto importante, non parto a caso. Una volta che mi sono fermato, stabilizzo, decido di scendere. Questa cosa qua dobbiamo impararla bene, non avere fretta. La partenza è data da un comando e il fatto poi di prendere aria dopo il comando e stabilizzare ci dà un punto di inizio dopo un comando vocale, quindi scandisce anche i nostri passaggi nella testa. E questo secondo me diventa importante, soprattutto quando poi hai da fare un po' di ripetizioni, no? È un attimo vedere le maratone. E quindi c'è una ripetizione via l'altra e cosa mi porta a casa? Mi sono portato a casa 8 ripetizioni a 25 kg, che potrebbero pure essere 70, ma che non mi hanno dato niente che mi servirà per aumentare il massimale, no? Bene, vediamo un pochino adesso tutte le fasi, che sono la fase eccentrica, la buca e la concentrica, poi successivamente andiamo a analizzarle bene. Quindi partenza, dove abbiamo messo il focus sulla parte importante, mano, braccio, attivi dorsali, stabilizzo, mi fermo, aria, decido di scendere. Se un ragazzo parte bene, come abbiamo detto, ovvero in una posizione il più neutrale possibile dalla parte scapolare, anche della testa, non commette questi errori che poi ritroviamo nel gesto, nell'alzata. Perché poi è quello che purtroppo si vede in giro più spesso. Qua l'aggancio dorsale non c'è, il peso è chiaramente troppo sulla spalla o in questo caso è troppo aperto sul pettorale e quindi il peso è scaricato malissimo sulle mani. Che poi è una diretta conseguenza muscolare. Se parto chiuso non attivo il dorso, non attivo il petto, andrò solo di spalle. Al parchetto insomma si chiama la fish dip, no? Che volendo anche un modo per barare, ma poi i chili non li fai, quindi e i numeri parlano, anche la statistica è dalla nostra parte. Troppo aperto, quindi con le scapole troppo retratte, vediamo un pochino qual è qui l'errore, che quando scendo rischio di spanciare. Vedete anche visivamente quel tremolio sulle braccia di Mattia, che poveraccio si trova il peso non scaricato sulla mano e in discesa fa fatica con 25 kg per quanto un peso. Immaginate 100, 120, 130, esatto. Che sono i chili che deve fare. Dato per scontato che l'aggancio dorsale è in quella maniera, vediamo come si scende adesso. Ok, prende aria, stabilizza, scendo, un bel appoggio. Anche qui Simone domanda la stronzo: e fino a dove scende Mattia? Anche qui diciamo che secondo me il regolamento da gara ci viene utile anche a livello funzionale, anche a livello muscolare. Ovvero non devo scendere troppo, perché sennò vado a sovraccaricare l'articolazione, mi faccio male e perdo anche proprio tutta l'attivazione muscolare. Quindi quando l'omero arriva in questa posizione al parallelo, per adesso è valida in gara ed è valida anche a livello muscolare di attivazione, non di più secondo me. Prima non ha senso perché è troppo piccolo l'escursione, troppo ridotto il ROM di movimento, non devo scendere troppo. Anzi io aggiungerei che se ti fermi prima il problema è che poi manca, sei partito dall'appoggio dorsale ma ti è mancato l'appoggio in buca poi. Eh sì, non abbiamo neanche la dinamicità del movimento. Perché, sì. Perché è troppo alto, poi se non ti appoggi non puoi uscire e poi vedi quelle robe in cui reagisci con la testa, quindi scendo poco col bacino, questo per evitare di scendere troppo. Ma effettivamente poi diventa un compenso, no? Se la dip è un appoggio tra il pettorale e la spalla, perché io dalla buca devo uscire alzando la testa? Certo, anche perché il cioè pettorale... Non sto usando i muscoli che mi servono, no? Il pettorale è il muscolo che vogliamo anche reclutare, bello, essendo predominante non dobbiamo trascurarlo. Il problema dell'eccentrica è che non posso neanche lanciarmi giù nella dip, nel senso che non posso rallentare il movimento ma non posso neanche andare troppo veloce. Di conseguenza se mi lancio giù rischio abbastanza. Puoi vedere quindi un'eccentrica con una discesa spontanea, mi viene da dire. Omogenea, però una discesa omogenea è una discesa che ci permette di caricare con una tempistica, quindi sfruttare la muscolatura per essere caricati in discesa. Cosa vuol dire essere caricata in discesa? Avere i muscoli di spinta attivi in salita. Guadagno ipertrofico, guadagno di chili sul massimale. La buca come va gestita? È come un tratto, un'uscita, è anche qui bella attiva. Ovviamente non devo essere passivo giù in buca, non devo dormirci, non devo scappare. Scappare, devo conoscerla. Scappare secondo me è il termine giusto, perché... Sì. Perché poi gli errori più comuni in buca sono che se uno non si appoggia, ok, scende troppo in buca o scende troppo poco e il gomito, l'abbiamo visto prima, no? Invece che stare in spinta esce, può andare sia in avanti che indietro e può essere uno molto pericoloso e due molto sbagliato. Varianti diverse che posso andare a utilizzare nelle mie sessioni di allenamento possono essere quelle che non utilizzo di solito. Partiamo dal loading, quindi aumentiamo la difficoltà. In questo caso cosa succede? Io vado ad aumentare la difficoltà nella parte della chiusura della dip, dove l'elastico tirerà di più, ok? Perché vado ad aumentare la difficoltà nella dip? Beh, intanto potrebbe essere come primo un esercizio per molto principianti, quindi dove vado a peggiorarmi la fase di spinta, no? Per cui magari ho fatto bene l'esecuzione, ma in spinta, come vi ho detto, cercando di scappare, tendo a compensare in qualche modo. E quindi l'elastico mi costringe, mettendomi più peso, a dovermi faticare questa uscita dalla buca, no? E dall'altra parte, se invece vado a vederla su uno molto avanzato, magari mi permette di tappare dei buchi muscolari in un angolo, quindi quello dallo sticking point in su, a
patto ovviamente di esserci arrivati in modo sensato allo sticking point e renderlo pesante in modo da simulare quello che poi potrebbe succedere nella terza chiamata di una gara, no? E andiamo a vedere ora invece l'inverso del loading, quindi il deloading. Cosa succede? L'elastico ovviamente nel verso opposto mi consentirà di scaricare il peso in basso. Questo perché ovviamente, molto banalmente, la buca abbiamo detto essere il punto più difficoltoso di questa alzata, così mi viene permesso di sentire il peso che in realtà ho sulla cintura come più leggero, perché l'elastico ovviamente scaricherà qualche chilo appunto nella zona peggiore dell'alzata, quindi nella buca. Una delle varianti che possiamo utilizzare nelle dip è cambiare la strumentazione, quindi non andremo più ad eseguire la distensione alle parallele, ma in questo caso distensione agli anelli. Perché la distensione agli anelli e non più sull'attrezzatura da gara? Sicuramente un primo riscontro ce l'abbiamo sulla stabilità. Prova a staccarti e andare in posizione, Andrea. La cosa che non dobbiamo trascurare è la partenza. L'anello è instabile, non è un punto fisso, quindi i miei muscoli, i miei stabilizzatori devono impegnarsi a mantenermi lì compatto, come abbiamo spiegato prima nel setup. Una volta che riesco a rimanere costantemente compatto e stabile sulla mano, allora lì solo a quel punto posso effettuare una dip. Mi raccomando, troppe persone vedo che partono e vanno subito giù, ok? E poi lì l'infortunio è subito. Anche perché l'interessante porta dell'anello è appunto la creazione di questa stabilità, quindi tutti i compartimenti della spalla e del pettorale che non vengono reclutati invece nella parallela da gara, e quindi non andreste a sfruttare poi la bellezza di questo strumento. Sicuramente abbiamo un coinvolgimento più muscolare, più ipertrofico, di conseguenza chiamiamo meno chili su una dip agli anelli. Se vediamo l'esecuzione, che rimane un pochino costante come passaggi, quindi appoggio nelle mani, braccia tese, stabilizzo, mi fermo, vado giù, sempre pensando alla mano, e via dalla buca. Vado giù, scendo, spingo forte con la mano. Vedete che la mano di Andrea è in costante ricerca dell'equilibrio e della stabilizzazione, è questo che vi dicevamo prima. Se vedo che peggiora, mi fermo. L'unico vincolo che abbiamo nel proseguire con le nostre ripetizioni, che non devo trascurare. Come avete notato, tra l'altro, poi il focus che l'anello va a creare, proprio perché la superficie non solo è cilindrica come la parallela, ma è anche a forma di circonferenza, quindi la superficie non è in linea piana, crea un'instabilità, appunto, che abbiamo detto, reclutare i muscoli, ma soprattutto proprio eccettivamente e percettivamente sulla mano, che abbiamo detto essere il punto fondamentale delle dita. Quindi vi permette e vi obbliga ad avere focus appunto su come è distribuito il peso nella mano, sia in discesa, Simone, che in salita. Ultimo accorgimento, quando vado ad approcciare le dip agli anelli, sicuramente l'esecuzione è lenta e controllata durante tutto il tragitto. Se nelle dip alle parallele posso lanciarmi, diciamo, un po' di più, avere una buca un po' più dinamica, nei dip agli anelli no, assolutamente no, anzi mantenere un'esecuzione costante in salita e discesa conviene. Adesso ci approcciamo a una parte che secondo me è importantissima. Ci spiegheranno quali sono i passaggi per approcciarci all'alzata quando io parto da zero. Un primo approccio devo averlo sicuramente a terra, sulle mani. Andiamo in plank. Questo perché? Perché ho un primo riferimento di quello che è la mano. La mano è lo strumento più importante quando mi muovo, perché da lì nasce un pochino tutto il movimento e soprattutto che cosa? La gestione del peso, il nostro carico. Come deve essere fatto un buon plank? Lo posso notare, e come input, se sono un coach è molto bello, devo vedere sempre la spalla sulla mano in spinta. Un errore che vedo qual è? È quello di cadere dietro. Ok? Se cado dietro è un errore che poi mi porterò sempre avanti e non devo far sì che accada. Cosa faccio? Devo semplicemente far capire alla persona dove cade il peso sulla mano, ok? Lo possiamo anche chiedere, noi, mi lo senti? Sì, dove deve stare? Qui, ok? Vedete, la spalla cade sulla mano. Già mantenere per un minuto, per un tot di serie, come possono essere 10-15, questa posizione qua è un buon inizio. Successivamente andiamo a creare muscolatura e movimento con che cosa? Uno strumento molto bello è quello di imparare i piegamenti sulle braccia. I push-up devo saperli fare davvero bene se voglio poi andare a strutturare una bella dip. Vediamo come approcciare anche il push-up, perché non è scontato che uno entri in palestra e sappia già fare i piegamenti sulle braccia. Un modo facile per iniziare è quello di far mettere la posizione prona a terra, posiziono le mani dove dovrò spingere, quindi sotto le spalle a fianco al petto, piego le gambe, da qui mi porto su, e questo possono farlo tutti, da qui mantenendo quel concetto di spinta sulla mano, sblocco i gomiti e in maniera lenta e controllata penso a spingervi al pavimento per tornare in posizione di partenza. Perfetto, brava Noemi. Anche qui, come dicevo prima nei pull up, non siate precari. Cercate di arrivare a fare tanti colpi, tante rep, tutte lente e controllate. Non abbiate paura di fare tanto volume. Guardate anche a divertirvi col movimento.
piuttosto vado a riposare di più, ma faccio tante serie, 10-15 colpi lenti e controllati. Come posso andare avanti? Una volta che ho imparato a fare i piegamenti a terra, proviamo a mantenere una versione il più verosimilmente reale con le gambe tese e mi preparo su un rialzo. Il rialzo può essere su un box, un bilanciere, se c'è un multipower. Quindi vediamo con noi, mi metto le mani su questo rialzo. Ovviamente è un esercizio semplificato, ma anche qua devo mantenere le regole che abbiamo visto prima, ovvero spalla sulla mano. Da qui, una volta che sento la mano, sblocco i gomiti e vado a replicare il movimento del piegamento. Come potete notare, Noemi è sempre costante in quello che fa, ovvero ha una percezione sempre nitida di quello che fa con la mano, ok? E il corpo rimane compatto, non ha sbavature nel movimento. Già da qui possiamo creare e strutturare un ottimo movimento, che è un pochino il fulcro, il focus di quello che noi vogliamo. Imparare a muoverci, a gestire il nostro corpo nello spazio. Ovviamente, una volta che gestisco ginocchia, rialzi, vado a fare i push-up classici sulle mani. Vengo su, stabilizzo, non parto subito, questo è un concetto molto importante, non dovete mai partire subito, aspetto, stabilizzo, decido io di partire quando voglio, sblocco i gomiti e via forte. Ok, molto bene. Cado, spingo via e giù forte. Un'altra cosa bella che potete notare, che dovrò portarmi sempre dietro, è il fatto che ogni colpo è ben separato, ben netto, ok? Non è una maratona di colpi, ma è uno più uno più uno e così via. Questo deve essere sempre. Bene, per avvicinarci alle parallele, cosa possiamo utilizzare? Dei manicotti, in questo caso usiamo dei manubri perché non abbiamo dei manicotti, ma è uguale il concetto. Insegno al polso a essere in spinta non sul pavimento, ma una parallelina. Perché questo? Perché non devo rischiare di posizionarlo male e di conseguenza essere fuori spinta, farmi male al polso e portare dietro tutti i concetti sbagliati che posso utilizzare. Da qui stesse regole, stabilizzo, scendo e vado via contro. Questo mi dà anche un primo input, un primo feedback di come andare avanti con la spalla. Rispetto al push up sulle mani, la spalla va un po' più avanti, mi prepara a quello che saranno poi le dip in futuro. Come numeri, anche qui io starei sempre su 10-15 ripetizioni per 6 serie. Una volta che gestisco bene da Dio i push up, posso portare la persona alle parallele. In primis scegliamo nella porzione di movimento, se ho le parallele divergenti, che sono la cosa migliore, la larghezza. Noi utilizziamo sempre il metodo avambraccio più due dita, soprattutto all'inizio, poi ognuno sceglierà la propria stance, ma per adesso all'inizio utilizziamo questa. Vado su e qua andiamo a vedere il push up cosa ci ha insegnato. Mano deve essere il focus, ok? La parte più importante. Centro mano, non devo cadere sul tallone, non devo cadere sulle punte. Sto lì, bene in spinta. Le braccia tese che scarico il peso sulla mano e sulla parallela. Stabilizzo. Le orecchie sempre, vedete, lontane. Ok, questa cosa l'abbiamo vista bene delle scapole. Non devo essere passiva in partenza, spenta, ma bella attiva, sempre in spinta e mantenere questa attivazione costante. Perché mi fa attivare anche i dorsali e manteniamo compatto tutto il mio corpo. Una volta qui, come esercizio, cosa faccio? Sto lì. Sembra banale, ma non lo è. E manteniamo il ragazzo stabile sulle parallele per 30-40 secondi. Può essere noioso, può essere fuori contesto, ma è molto importante. Perché? Perché uno dà un concetto di calma e un concetto di compattezza. Una volta che il ragazzo mi convince, cosa posso fare? So che è abbastanza forte perché mi ha visto tutte le proprie tecniche di spinta, l'ho portato a essere pronto muscolarmente e iniziamo a dargli quello che è un movimento negativo e di fermo del dip, ovvero inizio a fare una fase di discesa e so con certezza che la farà bene. Perché? Perché le ho insegnato al mio ragazzo a stop, a essere in spinta costante. Cosa vuol dire essere in spinta costante? Il mio gomito è lì, vedete? È sopra la mano. Da coach un input importante è notare il gomito che non è in spinta ed è quello un feedback molto importante. Troppo spesso vedo dip dove il gomito va fuori spinta, di conseguenza lavoro troppo con la spalla, non è riuscito neanche a fermarsi, perché se chiudo i gomiti andrò a lavorare troppo con la spalla, vado fuori spinta e non va bene, o gomiti troppo larghi. Quindi il concetto di gomito dobbiamo portarcelo sempre dietro. Se Noemi è capace a mantenere costante il concetto di spinta sulla mano, non può sbagliare. Sblocco, vado giù, stop, penso alla mano, mi fermo, stai qui. Quindi insegnare a essere costanti come spinta sulla mano in un blocco fermo è molto importante. Da lì sarà facile, che cosa? Insegnargli come propedeutica delle negative costanti. Una volta che sto a fermarmi, accompagno piano il mio corpo e spinto sulla mano, piede, piede, ritorno su. Mi riposiziono senza fretta, stabilizzo, sblocco, accompagno il corpo, piede, piede. Ok? Quindi sono forte, ho imparato a fermarmi, gestire la negativa, sono pronto a fare le dip. Perché striptease? Non staremmo a parlare di sta roba qua se non avesse una risposta ipertrofica della Madonna.
L'effetto che vedo nei ragazzi che fanno sta roba è sempre di lievitare, è sempre di crescere, tende molto a promuovere l'estremità. Perché il natural, se non ha risposta ipertrofica, non migliora la performance. Fine. E il resto è un peccato.